Padova è la sacra rappresentazione del martirio di Santa Giustina. Sbandieratori, tamburini e figuranti ricreano l'atmosfera del 1571, quando la Basilica di Santa Giustina venne ricostruita. Come ti chiami? Te lo ripeto, sono cristiana. Vuoi sapere come mi chiamo? Io sono Giustina. Te lo ripeto, io sono cristiana. Io non offro sacrifici alle vostre statue di pietra, che sono cieche e sorde. Dici a Marte, e così ti prometto che ti risparmierò gli strumenti di tortura, altrimenti ritieni per certo perirai di spada. Colpevole di non adorare i nostri dèi. Considerato, e ora bramo vedere re di tutti i secoli, tu che regni col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo. Signore Gesù Cristo, accogli la mia anima nella tua pace, perché te solo amato, te solo ho cercato, desiderando di appartenere solo a te, mio unico Dio. Fa che io possa incontrare te, nessun altro mi venga incontro nel mio passaggio alla vita eterna. Santa Giustina venne martirizzata all'epoca del crudelissimo Massimiano, anno 304, il sabato 7 ottobre, regnando il Signore nostro Gesù Cristo. La festa che celebreremo domani può essere l'inizio e per tutti noi la testimonianza di Giustina può essere un aiuto, un incoraggiamento a vivere la nostra fede nel mondo contemporaneo. Prima di invitarvi a entrare silenziosamente in basilica e depositare un bacio sulla tomba di Giustina secondo l'invito di Venanzio Fortunato, i ringraziamenti sono stati già fatti a tutti, io li rinnovo da parte del Padre Abate. Vorrei dare la parola a Cristina Toso per un saluto da parte dell'amministrazione municipale, ma soprattutto perché lei si è prodigata tantissimo perché questa occasione riuscisse nel miglior modo possibile. Io non me l'aspettavo, un grazie a tutti voi che avete colto questo momento, questa occasione per ritrovarvi davanti alla Basilica di Santa Giustina a ripensare alla testimonianza di questa giovane. Io penso che se si seguono le testimonianze che ci sono, e sono tante sulle nostre strade che sono diverse, possiamo riuscire a rendere pienezza alla nostra vita, ma soprattutto a rendere pienezza alle nostre comunità. E di questi tempi penso che ce ne sia veramente tanto bisogno, di riuscire a rimanere insieme, uniti, secondo degli obiettivi comuni e cercare di realizzarli insieme anche quando ci troviamo distanti. Ecco, io ringrazio
piace tantissimo a voi e i monaci, padre Filippo Resta e il padre Abate, perché abbiamo colto insieme un obiettivo e lo si sta realizzando e questa è la cosa più bella, grazie. Rinnovo l'invito, allora, chi vuole entrare in basilica silenziosamente, avvicinarsi all'altare per depositare questo bacio in venerazione della Santa e anche per rinnovare la nostra fede che ci aiuterà a vivere tutto l'anno questa testimonianza.